Il metodo è buono, nel senso che noi stiamo andando avanti con un sacco di progetti in Veneto. A livello nazionale ovviamente è un momento complicato, visto considerato che la stabilità è in un paese, in qualsiasi paese, è fondamentale per le famiglie e per l'economia. Draghi deve andare avanti? Ma guardi, questo lo deciderà il Presidente del Consiglio, mi sembra di aver capito che l'ha messa giù dura, giustamente. Noi rappresentiamo, come Lega abbiamo votato la fiducia, questo varrebbe la pena di ricordarlo, a un provvedimento peraltro non irrilevante, 15 miliardi di aiuti a famiglie e imprese. C'è chi non ha votato questa fiducia, i 5 Stelle che sono i materiali responsabili di tutta questa confusione, di questo casino, di quello che sta succedendo. Come se ne esce da questa confusione? Se ne esce con la serietà, che a me sembra che sia sparita, visto e considerato che ci sono delle priorità e anche la politica deve darsene queste priorità. Una priorità è la fondamentale, è quella di pensare ai cittadini che soffrono, che non sbarcano lunario. Che notizie le arrivano da Roma? Qual è il sentiment? Ma guardi, io non sono un addetto ai lavori, mi occupo del Veneto e non ho già a sufficienza. È di forte preoccupazione, visto e considerato che noi peraltro anche come Veneto abbiamo molte partite in piedi e rischiano veramente di arenarsi in virtù di questa scelta di 5 Stelle di mettere in difficoltà il governo Draghi. Poi esautorare il Premier in questo momento, no? Adesso andrà in missione tra l'altro in Algeria e in queste condizioni anche a livello internazionale diventa un problema? Ma guardi, le dico solo una cosa, ripetendo che noi abbiamo votato la fiducia e non abbiamo posto condizioni, le dico solo che risulta essere in una classifica di Forbes a livello internazionale la 18ª persona più influente a livello internazionale. La piaccia o non piaccia, comunque ha dato all'Italia uno standing che prima non aveva. Salvini, però, sta preoccupate le imprese, sono in agitazione, ci sono tanti progetti, ci sono tanti soldi in ballo e sono molto preoccupati anche i sindaci. PNRR, emergenza, degli aiuti. Beh, siamo tutti preoccupati, visto e considerato che sono 230 miliardi di PNRR che debbono essere messi a terra e con non poche difficoltà con un governo che non c'è. Siamo preoccupati per tutta una serie di attività, anche grosse attività che non posso ovviamente anticipare, di attrazione di capitali importanti a livello internazionale sul Veneto. Siamo preoccupati del fatto che arriverà settembre-ottobre, arriva il problema del riscaldamento, del bilancio delle famiglie, insomma, di problemi ce ne sono tanti. Diciamo che in questo momento non c'è un problema del governo. Salvini però sta pensando che la strada migliore potrebbe essere quella del voto. Guardi, noi siamo in attesa di capire cosa accadrà. Il Presidente Draghi riferirà in Parlamento, mi sembra capito, mercoledì. Cercheremo di capire, ma conoscendolo lui è una persona determinata, ha già messo giù molto chiaro le sue idee, ne ha già parlato. Certo è, mi metto nei suoi panni di ritrovarsi un pezzo di forza di governo che ti abbandona davanti a un provvedimento da 15 miliardi che è per aiutare famiglie e imprese. Ce me lo porrei anche io problema. Questo doveva essere anche il governo che portava al Veneto l'autonomia. E adesso l'autonomia che si rifà? Beh, insomma, i pessimisti non fanno mai fortuna. Noi andiamo avanti, il lavoro l'abbiamo fatto, è pronto, per cui per noi siamo sempre lì sul pezzo. C'è da dire che una forza politica che rappresentava, si vantava di rappresentare il popolo e le istanze degli ultimi, oggi lascia gli ultimi a terra.